dobbiamo introdurre il concetto di equivalenza tra due curve. Allora, il concetto è questo: io ho A, B e poi c'è un altro intervallo C. Lì disegno su due rette diverse, però potete immaginarle pure sulla stessa rete. Allora, avete Φ e Φ percorre un certo sostegno. Non è detto che sia semplice. Poi avete un'altra curva psi che percorre lo stesso sostegno. Facciamo per esempio, supponiamo per esempio che psi di C sia uguale a Φ di A e psi di B sia uguale a Φ di B. Quindi lo percorre. Però, diciamo, io so che due persone sono partite da Formia. Devo fare un percorso per cui, tra cui pure un anello, vabbè, qua magari passano di sopra appunto, e devono arrivare entrambi al Cassino, devo fare entrambe questa strada qua. So che sono entrambe partite dallo stesso punto, entrambe arrivano allo stesso punto e entrambe percorrono lo stesso sostegno. Allora vorrei capire se queste curve sono equivalenti. Cosa significa equivalente? Definizione: Φ abbiamo è una curva di classe C1 su AB e Psi è una curva di classe C1 su CD. Si dicono equivalenti come curve di classe C1 se e solo se, per definizione, esiste un diffeomorfismo gamma da AB su CD, quindi gamma va in questo senso e gamma meno 1 va in quest'altro senso, tale che esiste gamma diffeomorfismo. Diffeomorfismo, se vi ricordate, vuol dire che sia gamma che gamma meno 1 sono applicazioni di classe C, no? Tale che Φ di T sia uguale a Psi di gamma di T per ogni appartenente a AB. Allora, vi ricordo che abbiamo dimostrato l'anno scorso in analisi 1 che un diffeomorfismo tra due intervalli, in particolare una applicazione invertibile tra due intervalli, era monotona, quindi o gamma di A è uguale a C, gamma di B è uguale a D, o il contrario, gamma di A è uguale a D e gamma di B è uguale a C, cioè o sa o scende. Se anche il diffeomorfismo, in particolare la derivata è sempre, esiste sempre ed è sempre diversa da zero, sempre positiva, se sale, sempre negativa, se scende, così anche la funzione immersa avrà la derivata. Continua pure, quindi questa è la nostra definizione. Allora, un primo esempio di una curva equivalente può essere questo. Esempio. Prendiamo Psi di T uguale Psi di A più B meno T. Allora,
oppure definiamo la stessa cosa, C di T è uguale a Phi di A in T meno T. La relazione, se la invertite, è la stessa. A T appartiene ad A. Allora, che succede? Allora, Φ percorreva il nostro sostegno, Φ di A, Φ di B. In entrambi i casi T appartiene da B, ma quando faccio Ψ di A mi viene Φ di B, e quando faccio Ψ di B mi viene Φ di A. Quindi cosa succede? Che mentre Φ per esempio percorre la curva in questo verso, l'altra è di verso opposto. Quindi qual è? Allora, quindi io ho AB, AB. Qual è gamma? Gamma di T non è altro che A più B meno T. Questo è gamma. Gamma meno 1, se qua la variabile la chiamate R, gamma meno 1 di R è uguale a più B meno R. La funzione inversa è la stessa in realtà. Ok? Gamma meno 1 va in quest'altro senso. A. E a, in questo caso la psi si chiama curva opposta, diciamo diverso opposto a Φ. In particolare tutte le curve equivalenti si divideranno in due tipi di curve. Quelle equiverse, come si fanno a distinguere quelle equiverse da quelle diverso opposto? Quelle equiverse saranno quelle che hanno una derivata di gamma e gamma prima positiva, e quelle diverso opposto, vedete qua la derivata, quando fate la derivata rispetto a T viene meno 1. Quindi viene anche questo. Quindi quando la derivata di gamma e gamma meno 1 sono sempre negative, sono diverso opposto. Se invece la derivata di gamma è sempre positiva, allora le curve sono equiverse. Quindi abbiamo il concetto di curva equivalente, non solo queste, sono, questa è proprio quella opposta proprio, eh? Quindi non è solo diverso opposto, è proprio quella opposta che fa praticamente la stessa legge oraria al contrario. E però abbiamo la definizione di curve equivalenti, e poi tra le curve equivalenti abbiamo quelle dello stesso verso e quelle dello stesso verso. Ora, perché abbiamo introdotto questa definizione? Adesso dobbiamo introdurre la definizione di integrale curvilineo. Allora, la situazione qual è? Qui abbiamo la nostra Φ, qui abbiamo il sostegno, e questo sostegno supponiamo che sia contenuto dentro un aperto di Rn. Poi da qua, da Rn a valori in R, poi avere una funzione f di classe C0 su A, mentre la Φ la supponiamo almeno di classe C1 su AB. Allora, quindi cosa otteniamo? Otteniamo che F composto Φ è di classe C0 su AB, in una funzione continua. Professore, ma è il sostegno? No, no, A è un aperto che contiene il sostegno. Cioè il sostegno sta dentro, cioè la funzione deve finire su la regola dell'imbuto, no? L'immagine del primo deve essere contenuta nel dominio del secondo.
La F è una funzione da A a valore in R. C0. Quindi una funzione che sul sostegno, che ne so, vale, per esempio una funzione costante, sul sostegno vale 3. Ok, immaginate per un attimo che sia una funzione costante. O mettiamo che sia costantemente uguale a 1. Allora, chi per definizione l'integrale lungo phi di f in ds si scrive proprio così, non si scrive altro. Questo è uguale per definizione all'integrale tra A e B di f di phi di t per la norma di phi di t in dt. Questa è una definizione. Quindi, mo, secondo voi, come faccio a fare uscire, in termini di questo integrale, se voglio far uscire la lunghezza di phi, cosa basta fare? Prendo la f uguale a 1. Se ci metto la f uguale a 1, qua mi viene 1, in qualunque punto, mi viene l'integrale di prima e mi viene la lunghezza di phi. Quindi la lunghezza di phi non è altro che l'integrale di 1 in ds. Allora, questa, la nozione di questo integrale nasce da una generalizzazione. Io voglio fare un integrale pesato. Per esempio, se la funzione vale 2, non viene la lunghezza, viene 2 volte la lunghezza. Se vale 3, viene 3 volte la lunghezza. Se oscilla lungo il percorso, io sto facendo un integrale pesato, nel senso che verrà ogni tratto verrà pesato con la f. Pezzetto. No? Per esempio, se io voglio calcolare, immaginate questo tipo di situazione per capire qual è il significato di quell'integrale. Supponete di voler calcolare la quantità di carburante che io consumo andando alla forma di Cassini. Allora, questa quantità di carburante, diciamo, può avere una componente che dipende soltanto da dove sto. Sì, dipende pure dalla velocità in realtà, però supponiamo che ci sta una componente che non dipende dalla velocità, quella componente di attrito. Di attrito, ma poi c'è anche la componente, c'è anche il fatto che io posso consumare di più in un tratto di salita, posso consumare di meno in un tratto di discesa. Ok? Quindi, se voglio trascuro il discorso della resistenza dell'aria, perché quello mi dà il fatto che dipenda dalla velocità. Comunque, io posso andare a fare un integrale lungo il ds, e questo integrale può dipendere da dove sto, quindi dipende da una funzione f. Quando c'è il tratto di salita prima di Castelnuovo Parano, io là consumo di più, nella discesa seguente consumo di meno. Ovviamente al ritorno è il contrario, però mettiamo che la funzione è tarata per l'andata. E quindi, oltretutto, questo mi fa subito introdurre un risultato, che se l'integrale è fatto lungo due curve equivalenti non cambia. Quindi, se le curve sono equivalenti, la lunghezza di due curve equivalenti è la stessa, no? E l'integrale di ogni f lungo due curve equivalenti non cambia, è uguale. Questo adesso lo dimostriamo, però questo ci torna per certi versi, perché l'integrale, cioè, per esempio, nel caso del precedente, il consumo di carburante dipende dal percorso, anche dalla velocità in quel caso, ma diciamo che se stiamo in un certo range di velocità sostanzialmente dipende dal percorso. Ci sono percorsi di un certo tipo, per esempio se il percorso è stradale, liscio, bello, cioè un certo tipo di consumo. Se il percorso è accidentato, il consumo è di tipo diverso. È chiaro? Ok, andiamo a vedere questo risultato.
andiamo. Oh, due curve equivalenti hanno per forza lo stesso sostegno, perché vedete da questa relazione, io questo non l'ho sottolineato perché già avevo detto che le curve avevano lo stesso sostegno, ma se io do questa definizione qua non ce l'ho messo a priori che abbiano lo stesso sostegno, ma per forza devono avere lo stesso sostegno. Qua vedete che ogni immagine di φ è un'immagine di ψ, ogni immagine di ψ è un'immagine di φ, è ovvio. Non è detto che se hanno lo stesso sostegno siano equivalenti. Per esempio, vi ricordate la circonferenza percorsa una volta e percorsa due volte? Non sono equivalenti. Per quale motivo non sono equivalenti? Adesso dimostriamo che l'integrale non cambia, allora la lunghezza non cambia, la lunghezza della circonferenza percorsa una volta ha lunghezza 2π greco, unitaria, di raggio 1, quella percorsa due volte ha lunghezza 4π greco, e quindi non possono essere equivalenti. Teorema: se φ è equivalente a ψ, questa è una vera relazione di equivalenza, perché una volta che avete dato questa definizione, è chiaramente una curva è equivalente a se stessa, se φ è equivalente a ψ, ψ è equivalente a φ con gamma meno 1, e poi componendo i diffeomorfismi ottenete che se φ è equivalente a ψ, ψ è equivalente a un'altra curva ψ, allora diciamo anche φ è equivalente a ψ. Questo implica che l'integrale di f lungo φ in ds è uguale all'integrale di f lungo ψ in ds. Naturalmente f è definita da a valori in r. Notate che f serviva solo continua, la φ serviva di classe C1, ma la f serviva solo continua. E A contiene il sostegno di AB, il sostegno di φ che è uguale al sostegno di ψ. Ok, allora la dimostrazione è banale, per quale motivo io devo andare a fare l'integrale di f lungo ψ in ds. Allora questo è uguale all'integrale tra C e D di f di ψ di r per la norma di dψ calcolato in r in dr. La variabile l'ho chiamata r perché la s sta impegnata, la t ci serve dopo e quindi l'ho chiamata r. Allora adesso cosa vado a fare? Vado a fare la sostituzione r uguale gamma di t. Allora questo cosa viene? Cd vi ricordo che è uguale a gamma di AB. Non lo so se gamma cresce o decresce, ma io applico la formula di cambiamento di variabile nella versione in cui l'abbiamo vista quest'anno, cioè quella col valore assoluto. Quindi qua mi viene AB direttamente, non devo fare gamma meno 1 di C, gamma meno 1 di T, ma devo scrivere direttamente AB. Qua devo fare F di ψ di gamma t, poi qua ci devo mettere la norma di ψ calcolato in gamma t per il valore assoluto di gamma primo di t in dt. Ma questo non è altro che l'integrale tra a e b f di φ di t, questo qui non è altro che la norma di dφ di t, perché chi è φ? Φ è uguale a ψ composto gamma, quindi dφ calcolato in t è uguale a dψ calcolato in gamma di t per gamma primo. Questo è, se volete, la regola della catena, perché comunque qua c'avete una sola variabile, o comunque la regola della Jacobiana del prodotto e del prodotto degli schemi della Jacobiana del primo, perché la Jacobiana del secondo, e l'abbiamo fatta. Uh,
oppure potete usare la regola concatena componente per componente. Adesso quando vado a fare la norma, qua mi viene la norma di questo è uguale alla norma di questo, questo è uno scalare, si mette in evidenza, si porta fuori il valore assoluto, che è esattamente questo numero qua, e mi rimane detti. Ma questo non è altro che l'integrale lungo φ di f di s. Quindi sono partito dall'integrale lungo psi e sono arrivato all'integrale lungo φ. Ok? Quindi se le curve sono equivalenti l'integrale non cambia. È importante notare che questo integrale non tiene conto del verso della curva. Quindi o percorro la mia curva, cioè per esempio sto a calcolare la lunghezza, o la percorro così o la percorro al contrario, la lunghezza è la stessa. È chiaro? In altre situazioni ci sarà quello che poi in fisica avete fatto, come noi faremo come integrale di lungo una curva di una forma differenziale. Voi in fisica avete fatto come integrale di seconda specie e l'integrale tiene conto del percorso, perché è chiaro che se io prendo questo lo devo sollevare, devo compiere un lavoro, se invece lo devo far scendere è lui che compie un lavoro, quello è un altro discorso, lo vedremo più avanti. Ma in questo caso questo tipo di integrale, così come è stato definito, non tiene conto del verso e quindi su due curve equivalenti rimane lo stesso. Va bene, allora prima di vedere altri esempi, qua vogliamo fare però un discorso adesso un attimo un po' più delicato. Ci sono ancora delle cose da osservare. Sia semplice, ma è la solita. Ok, adesso è di classe C. Adesso cosa facciamo? Lo faccio un po' più grande da B perché lo voglio partizionare in tanti intervalli. Allora, questo lo chiamo T0, poi un altro punto lo chiamo T1, T2, Tk-1 e Tk che è uguale a B. Allora vado a riportare, questo è Φ di T0, poi ci sarà Φ di T1, Φ di T2, vado a fare, cioè disegnare l'immagine soltanto di questi punti qua. Poi cosa vado a costruire? Vado a costruire quello che tutti i cultori della settimana enigmistica, permettetemi, non voglio fare pubblicità a nessuno, conoscono bene: unendo i puntini ottengo una poligonale.
questa poligonale si dice subordinata alla curva. È una subordinata a questa suddivisione che è fatta partendo dalla curva. Quindi la chiamiamo P di S. S è la suddivisione. Secondo voi chi è più lunga? La poligonale o la curva? È evidente che è più lunga la curva, per quale motivo? Almeno intuitivamente. Quando io mi sposto tra due punti della poligonale, sulla poligonale ci vado dritto per dritto, sulla curva percorro qualcosa in più perché il percorso è curvilineo. Quindi abbiamo questo. E quindi anche se faccio estremo superiore su tutte le possibili suddivisioni dell'intervallo di L di P di S, questo qua rimane minore o uguale di L di P. Questo è evidente. Ci siamo fino a qui. Ecco, io dico che è 1. Ok? Questo qua è, non è error, una S maya script. No, su. No, è sbagliato. Questa qua è... Fi. È dal fianco. L. Lunghezza di fi. La lunghezza di fi, della poligonale è più piccola. Io, fissata la poligonale, è chiaro che la curva è più lunga. Ma se vado a fare l'estremo superiore su tutte le possibili poligonali, ottengo la lunghezza di fi. E questo si può dimostrare. Allora, dimostrazione. Chi è la lunghezza di PDS? La lunghezza di PDS non è altro che la somma per i che va da 1 fino a k della norma di phi di p con i meno phi di p con i meno. Ok? Questo a che cosa è uguale? È uguale alla somma per i che va da 1 fino a k della norma dell'integrale tra t con i meno 1 e t con i di d phi di t senza norma in dt. Per quale motivo? Guardate che d phi di t chi era? Era d phi 1 di t in dt, d phi n di t in dt. Quando io lo integro, allora l'integrale del vettore, cosa si deve intendere? Si deve intendere il vettore degli integrali, cioè si intende è un integrale di un vettore, è un vettore di integrale alla prima componente, integrale alla seconda componente, integrale all'ennesima componente. Quando io integro, per esempio, la prima componente, cosa mi viene? Mi viene fi con 1 di t con i meno fi con 1 di t con i meno 1 per il teorema fondamentale del campo integrale. Se lo faccio su tutte le componenti, mi viene il vettore fi di t con i meno fi di t con i meno 1, che è esattamente questo vettore qua. Adesso cosa ci vuole? Ci vuole questo risultato, che la norma dell'integrale di un vettore è minore dell'integrale della norma del vettore. Attenzione, allora, innanzitutto questo è vero, allora lo do per vero e continuo. Quindi qua mi viene integrale t con i meno 1 a t con i della norma di d phi di t in dt, ma questa è sempre la stessa funzione che viene integrata.
Allora, integrata su t con 0, t con 1, t con 1, t con 2, sommando, alla fine viene l'integrale tra a e b della norma di d fi di t, che è uguale alla lunghezza di fi. Vedete, questa è la dimostrazione formale di quello che abbiamo intuito prima, cioè che la lunghezza della poligonale non supera mai la lunghezza della curva. E quindi questo è ovvio. Diciamo, è ovvio, modulo questo risultato. Però attenzione, questo risultato è sicuramente vero. E adesso lo dimostro pure. Ok? Ma se facevamo l'integrale di Riemann invece che quello di Lebesgue, qua c'avevamo più problemi a dimostrare. Perché? Queste sono funzioni continue. Questa è una funzione continua. Non ho, questa qua è la radice di la prima componente al quadrato più la seconda componente al quadrato più l'ennesima componente al quadrato. Se faccio l'integrale di Riemann, io devo prima dimostrare questa funzione integrale, secondo me. Perché non è automatico che se delle funzioni sono. Vabbè, qua so che questa funzione è continua tra i b. Però diciamo posso avere, potrei avere più difficoltà, addirittura più difficoltà. Invece con le bag l'integrabilità della funzione non è mai un problema. Poi semplicemente devo dimostrare la disuguaglianza. La disuguaglianza non è difficile da dimostrare, perché quando io vado a integrare le misure di funzioni, chiamiamolo C e D, così non ci confondiamo l'intervallo di D, un vettore di funzioni, e lo chiamo V di T in T, questo vettore sarà, che ne so, lo chiamiamo X1 XL. Allora, chi è la sua norma? La sua norma, allora io cosa posso dire? Posso dire che l'integrale tra C e D di V scalare X, V di T scalare X in T, questa è linearità, no? Questo in integrale di questo è in valore assoluto è minore o uguale integrale tra C e D di valore assoluto di V di T scalare X, e questa deve essere una funzione scalare, X è un vettore fisso, che è minore o uguale, il valore assoluto fuori non serve più, infatti non c'è, che è minore o uguale dell'integrale tra C e D di norma di V di T per la norma di X in del t. Questo è Cauchy-Schwarz. Ma questo integrale qua chi è? Non è altro che il prodotto scalare lo posso portare fuori, è quella la linearità. Questo non è altro che l'integrale tra c e d di v di t in del t scalare x. Ma questo è x, x scalare x è la norma di x al quadrato, cioè la norma dell'integrale tra c e d di v di t in dt, norma quadro. Allora,
questo qua lo porta, che è una costante, lo portate fuori, che è una di quelle norme, non al quadrato, semplificate e avete ottenuto il risultato. Quindi fatemi cancellare qua, voglio fare per bene, questo è uguale a l'integrale tra C e D della norma di V di T in dt per la norma dell'integrale tra C e D di V di T in dt, che sarebbe la norma di X, questa è X, quella che abbiamo chiamato X. Quindi adesso semplificate una norma, là ce l'avete al quadrato, qua ce l'avete senza quadrato, una la togliete, di là mi rimane la norma dell'integrale meno la quadrata dell'integrale. Quindi il discorso è facile, in una direzione è banale, nell'altra direzione è un po' meno banale, cioè l'altra direzione io devo, adesso per dimostrare l'uguaglianza mi basta dimostrare il maggiore uguale o maggiore uguale di R di phi meno epsilon, cioè fisso epsilon. Allora qual è? Per fare, per dimostrare l'altra disuguaglianza ci serve un lemma. Lemma. Allora abbiamo una funzione, chiamiamola g piccolo di t, continua su ab, poi prendiamo con 0 appartenente ad A, e allora io cosa ho? Che il valore assoluto dell'integrale tra A e B di G di T in dt è maggiore o uguale dell'integrale tra A e B del valore assoluto di G di T in dt a meno due volte l'integrale tra A e B di G di T0 meno G. Ok? Allora, dimostrazione. Allora, innanzitutto noi sappiamo che g di t è uguale a g di t più g di t0 meno g di t. Possiamo integrare tra A e B. Allora, quindi viene integrale tra A e B di g di t e g di sì, t0 più g di t meno g di t0. L'integrale di g di t è uguale all'integrale tra a e b di g di t0 in dt a più l'integrale di tra A e B di G o meno se preferite di G di T0 meno G di T. Scusate un attimo, quindi no, faccio prima una
maggiorazione. Questo è maggiore o uguale di questo meno, qua mi conviene mettere, come sto, allora un po' se mi conviene scrivere così. Devo usare due volte la disuguaglianza triangolare al contrario, cioè io ho G di T, questo è uguale G di T0 più G di T meno G di T0. Allora, sicuramente facciamolo al contrario, così G di T0 è uguale a G di T più G di T0 meno G di T. Quindi io so che G di T0 in valore assoluto è maggiore o uguale di G di T in valore assoluto meno G di T0 meno G di T. Da cui l'integrale tra A e B di G di T0 in T è maggiore o uguale dell'integrale di G di T meno l'integrale tra A e B di G di T0 meno G di T in dt. Ok? Questa invece di, però ce l'ho, qua c'ho un 1 invece che il 2 e qua c'ho G di T0 invece che G. Ok. Vediamo un po'. Tuttavia, io cosa so? So anche che G di T è l'integrale di G di T tra A e B in dt è uguale all'integrale tra A e B di G di T0 in dt più l'integrale tra A e B di G di T0 col meno G di T col più meno G di T0 col meno. Quindi so questo, giusto? Adesso la disuguaglianza la faccio tra questi, faccio questo è maggiore qua del valore assoluto di questi più meno il valore assoluto di questo. Ok? Allora qua, siccome questa è una costante, anche se fosse un vettore, se è una funzione scalare è il valore assoluto, se fosse a valore vettoriale sarebbe la norma. Ma o la metto fuori o la metto dentro è uguale. Quindi
questa la posso portare dentro, perché la norma o la faccio prima di aver moltiplicato per b meno a, o la faccio dopo aver moltiplicato per b meno a, così di, e non cambia niente. Qua invece, quando porto, fosse pure la norma, quando lo porto dentro, che succede? Aumenta, ma col meno davanti diminuisce. Allora voi avete che questo è più grande di questo, ma adesso questo è più grande di questo, sostituite, viene questo pezzo meno questo meno questo, quindi meno due volte questo, quindi viene esattamente la stessa, viene esattamente la stessa. Confrontando queste due relazioni avete ottenuto la stessa, chiaro? Quindi questo è il lemma che ci serve. Questo lemma sembra un pochino biccioso, ma in realtà è molto meglio che lavorare componente per componente. Velocizza molto la situazione. In realtà questo qua vale per una funzione continua. Se la g fosse continua a valori vettoriali, invece di mettere il valore assoluto ci mettiamo la norma ed è uguale, ok? Quindi adesso come funziona la dimostrazione? L'altro pezzo della dimostrazione, fatemi cancellare qua, così ricavo. No, facciamo questo, poi finiamo questo e poi facciamo 5 minuti di pausa. Allora, la dimostrazione funziona così. Io so che def di t è una funzione uniformemente continua, è continua su un compatto. Quindi se preferite prendete questa qua, def di t è uniformemente continua. Quindi so che sia x è maggiore di 0, esiste un delta maggiore di 0, tale che se t1 meno t2, se t1 meno t2 è minore di delta, allora posso dire che la norma di def di t1 meno def di t2 è minore di epsilon. Se preferite fatelo componente per componente con epsilon su radice di n, poi sommate. Questo qua è sicuro. Allora, cosa posso dire? Sia P di S tale che il diametro di S è minore di delta. Chi è il diametro di S? È il massimo per I che va da 1 fino a K di T con I meno T con I meno. Cioè, la massima ampiezza di quegli intervallini della poligonale. Allora, quindi L di P di S è la somma per I che va da 1 fino a K della norma di D Φ di T con I meno D Φ di T con I meno f di t con i meno, che è uguale alla somma per i che va da 1 a k della norma di dell'integrale tra t con i meno 1 e t con i di df dt in dt. Ma adesso siamo alla situazione dell'M. È vero che questa è
vettoriale. Però questa è maggiore o uguale di, questa è maggiore o uguale della somma per i che va da 1 fino a k del, qua ci abbiamo due pezzi adesso, l'integrale tra t con i meno 1 e t con i della norma di def con i di def di t in dt. Poi ci abbiamo meno 2 volte l'integrale tra t con i meno 1 e t con i di def con i def di t meno def calcolato in xi con i, dove xi con i è un punto che ho fissato io in dt. Fatemelo riscrivere un po' meglio, così. Meno 2 integrale tra t con i meno 1 e t con i di la norma df di t meno df calcolata in xi con i in dt. Xi con i è un punto che io fisso arbitrariamente tra t con i meno 1 e t con i. Ora continuo qua, tutto ciò è maggiore o uguale di che? La somma la lascio stare inalterata per adesso, anzi la somma dei primi pezzi, fatemela fare come prima, è l'integrale tra A e B della norma di def di t in def meno due volte la somma per i che va da 1 fino a k, e adesso devo maggiorare questo integrale. Io so che questo è minore di epsilon e qui devo fare epsilon integrale tra t con i meno 1 e t con i di epsilon. Quindi sommando tutto viene la lunghezza di phi meno 2 epsilon per d meno a, perché epsilon passa fuori, questo è t con i meno t con i meno 1, faccio la somma e viene la lunghezza dell'intervallo. Quindi cosa ho dimostrato? Ho fissato un epsilon arbitrario e ho fatto vedere che se prendo la poligonale abbastanza fitta, cioè in maniera tale che la suddivisione, gli intervalli della suddivisione siano più corti di delta, e mi viene la lunghezza di phi quasi. Per la arbitrarietà di epsilon il teorema è dimostrato. Quindi il concetto è molto semplice. Soltanto un fatto tecnico. Il concetto è che se io prendo dei valori molto piccoli, sto, diciamo, seguendo più o meno il profilo della curva, e quindi la lunghezza del poligonale grosso modo sarà la lunghezza della curva. Quasi, ci manca poco. Ci manca un 2 epsilon per b meno a. Mando epsilon a 0 e il teorema è dimostrato. Vabbè, 5 minuti di pausa.